pieno svolgimento il concorso polifonico internazionale Guido d'Arezzo, arrivato alla 67esima edizione. Si sfidano cori da tutto il mondo: Bulgaria, Estonia, Indonesia, Italia, Norvegia, Polonia, Russia, Ucraina e Ungheria. E siamo tornati a numeri considerevoli e la qualità è veramente notevole, insomma. Non vanno giudicati dalla presentazione che hanno fatto, perché si sono tenuti bassi, forse proprio per guardarsi intorno, ma poi nelle varie fasi del concorso hanno tirato fuori le unghie quasi tutti, insomma. Al di là di chi vincerà il concorso, la qualità generale è buona. Poi questo concorso ha portato una grossa novità, di cui forse non tutti si sono accorti. Per la prima volta sono state eseguite, per la prima volta in assoluto, musiche di compositori aretini. Nella giornata di venerdì sono iniziate le esibizioni dei cori in gara, in attesa del Gran Premio Città di Arezzo. Sono i cori che hanno vinto nelle cinque città dove c'è il polifonico, tutti polifonici nati sulla scia di quello di Arezzo. Fra l'altro il Gran Premio d'Europa è nato, come lei sa, in 31 anni fa proprio ad Arezzo, e quindi Arezzo ha sempre fatto scuola, e questa è una cosa molto molto bella.